lascio per la strada, si fa presto a montarsi la testa. Bentornati alla rubrica Saranno Fannimosi. Eccoci qui, la band di questa settimana. Chi sono? Sono i Rock On Air. No, On Air nel senso che sono On Air perché rock in aria. Capisci? Anche per terra. Aspetta un attimo, ma voi stasera avete fatto la cover di quello che fa Vasco Rossi? Allora sì. Lo imiti? Lo interpreto. Perché lo fa Vasco, che faccio? Non lo voglio scimmiottare, ho molto rispetto per Vasco. È successo qualcosa? Una volta durante una serata una ragazza prima mi si è avvicinata e ha detto: tu Vasco, per favore non me lo prendere in giro. Mi ha fatto riflettere, ma io non avevo nessuna intenzione. Ho interpretato e lei... Vabbè. Allora tu lo fai, lo posso fare? La tua amica conosco io! E mi frega una vita! Animo Gabesce vicino sì, a volte capita di sentirsi un po' forse, ma tu mi baci tutti e lasci tutto come nome. Massimo, senti come c'è da Massimo. Poi abbiamo ruolo e nome. Luca, chitarra. E la chitarra? Che ho? Che ha fatto? Salutato. Ah, sta salutando. Gli amici. Fabrizio al basso. Tutti Fabrizio, fa piacere, buonasera. Cinzia, i cori. I cori, siete da 200. Di tutte le canzoni. Ah, vieni da cori. Perché ne fa più di uno. Non usciamo vivi? Franco, chitarra. Franco! Oh Franco! Fai sempre prendere. Serena, vabbè, lasciamo perdere, fai i cori anche tu. Sono Roberto, pianoforte e tastiere. Ma ce n'hai tre, ma perché sta cosa? Non te ne basta? Se parli da lì si sentirà mai. Vieni qua, abbi il coraggio delle emozioni. C'ho 11 dita. C'hai 3 mignole allora. Che bish. E Luca batteria. Oh, abbiamo sulla batteria il pianoforte, piano e forte, il basso, la chitarra e la voce. Guarda, io non ce la faccio. Io quando prendo il microfono in mano c'è Serena. Guarda, c'è la domanda della settimana. Voi ricordate Yatta, Michael, te ne mando il nemico della settimana è Serena. Allora, il domandone di oggi, io non c'entro niente. Il domandone non è difficile. Allora, vorrei chiedere a uno dei componenti di questa band numerosa da chi è nata l'idea di mettere su questa band e poi perché proprio Vasco Rossi? Chi vuole rispondere? Noi siamo amici intanto da circa 30 anni. Suonavamo negli anni 80, 86, 87 con il nostro gruppo e da 2 anni ci siamo rimessi, diciamo, con la band, con questa band, con il nostro amico Massimo che interpreta Vasco Rossi, che per noi è una passione ovviamente. Giovanile, una bella band. Una bella band, che suona bella musica. Sì. Che è divertente. Oltre a prendersi un po' in giro, perché comunque poi alla fine questo facciamo. Certo, scherziamo su noi stessi, perché l'ironia è la base. L'ironia è la base di tutto. Se uno vi vede adesso, stasera in televisione, dice: mazza che bravo, voglio farlo suonare da me. Dove ti contatti? Allora, guarda, intanto ci potete contattare sul nostro sito internet che prende il nome del gruppo, che è www.rockonair.it. E poi siamo seguitissimi su internet, potete trovarci in tutti i forum ufficiali di Vasco Rossi, anzi
permettetemi un saluto ai grandi fans di Vasco Rossi, di Liberi Liberi e di vitaspericolata.com, che sono i forum di riferimento di Vasco. Grazie ragazzi del vostro appoggio, e comunque anche su Funny Moon ci trovate, ovviamente venite su Funny Moon e trovate tutti i riferimenti. Capisci? Questa è la sfiorinata finale. Serena, vai con il promo nostro di Saranno Funny Mosi. E se anche voi volete farvi conoscere al grande pubblico, visitate il sito www.funnymoon.it e saprete come fare. Oppure numerino magico 333-333-8693. Io quando parlo mi dico, ma che ce l'avrò a fare io qua dentro? Sentite che voce. Chi è il batterista? Scusate. Batterista, venga qua. Posso imparare un secondino a strimpellare la batteria? Mi dice lei 5, 7, 8, voglio farlo. Non l'ho mai fatto. Posso farlo, regia, sta cosa? Posso farlo, regia, per piacere? Ecco. Questo lascio vedere adesso. Cassa. Cassa.